Non arrivano buone notizie per quanto riguarda la Juventus. A riportare queste notizie non esaltanti ci pensa Fabiana Della Valle, direttamente dalla Gazzetta dello Sport. Analizziamo il tutto qui su FC Mini Sport. Io vi ricordo come sempre che qui sarete sempre aggiornati in maniera costante e gratuita. Ci sono varie novità di cui parlare, quindi analizziamo il tutto. E allora, si parla di Juve, si parla di un periodo storico non esattamente felicissimo per quanto riguarda la Juve, soprattutto per quanto riguarda gli infortunati. E occhio perché Fabiana Della Valle ci informa su alcune vicende che riguardano un infortunio in particolare, perché sappiamo che la Juventus lì davanti sta, in vista di quella che è la sfida di sabato sera contro la Lazio, sta sistemando i cerotti. E sì, perché evidentemente la situazione è abbastanza, mi verrebbe dire tragicomica, perché quest'anno, mai come quest'anno, il problema infortuni è chiaro ed evidente. Sembra un po' essere tornati in quella famosa stagione, quella del ritorno di Pogba, dove c'erano i Pogba, i Di Maria, i Paredes, che erano sì tutti acquisti nuovi, ma poi di fatto non si vedeva nessuno in campo, con Chiesa che si aspettava perché veniva dall'infortunio. Insomma, si pensava più al fattore infortuni che al fattore campo. Questo potrebbe essere un anno simile, beh, speriamo di no. Fino ad oggi però qualche piccolo collegamento c'è stato, perché si è fatto male Koopmeiners, si è parlato più dell'armatura, la Robocop, si è parlato di Nico Gonzalez, che è un giocatore che si sapeva che era soggetto a infortuni, ma vabbè, il dramma sportivo di Bremer, le situazioni legate ad altri calciatori, Milik, che ormai sembra anche quella una sorta di barzelletta che fa poco ridere, insomma, una situazione non è felicissima. Dall'altro lato però c'è un fattore, quello legato proprio a Nico Gonzalez. Perché Fabiana Della Valle riporta una notizia non bellissima, ossia che non arrivano buone notizie sulle condizioni proprio dell'esterno argentino ex Fiorentina, che molto probabilmente non riuscirà a recuperare per la sfida addirittura di Inter-Juve. Sì, perché la Juve va incontro a tre partite, secondo me, fondamentali per il proprio cammino italiano ed europeo. La prima contro la Lazio, squadra che fino ad oggi è stata, diciamo, secondo me, una delle sorprese del campionato, perché sta giocando bene, perché sta facendo tanti punti. Si aspettava tanto diciamo, la piazza romana più dalla Roma, secondo me, che dalla Lazio, perché la Roma veniva da acquisti importanti, uno su tutti Soulé, spendere quasi 30 milioni per un esterno della Juventus è un qualcosa di importante, ma non soltanto lui, anche altri calciatori che sono arrivati come Doppi e tanti altri, la permanenza di Dybala. Insomma, c'era entusiasmo attorno al popolo giallorosso, a fronte invece di un popolo biancoceleste che in 2 anni ha visto andare via. Tra l'altro c'era stato il ritorno di, o meglio, l'inserimento di Tudor è andato male, c'era Sarri, è andato male anche lui. In 2 anni hanno visto andare via gente come Immobile, Milinkovic, Luis Alberto. È una Lazio che non sembrava pronta per il salto di qualità, anzi, sembrava una Lazio pronta per un passo indietro. Ed invece, colpo di scena, è una Lazio che sorprende tutti. La Lazio si sta facendo molto bene con questa coppia formata Dia e Castellanos, con questi nuovi esterni che sorprende, con Nuno Tavares che sembra praticamente una sorta di nuovo Theo Hernandez. È una Lazio che fa tanto bene. Soprattutto, la novità è legata al fatto che la Lazio Stoccarda e Inter, la Stoccarda è una sfida importante per il cammino in Champions, e poi Inter-Juve è una partita fondamentale. L'esterno argentino, secondo Fabiana Della Valle, salterà la sfida tra Inter e Juve. Cioè, per Fabiana Della Valle sono pochissime le chance di vederlo nella sfida contro l'Inter, che per la Juve è la sfida con l'Inter, è la sfida dell'anno. Cioè, sono due le sfide dell'anno, Inter-Juve e Juve-Inter. È inutile girarci intorno. Poi, sì, c'è la Champions League, ma quelle sono le sfide più importanti, sono le sfide più sentite, soprattutto in un anno in cui hai la percezione di poterci giocare lo scudetto con l'Inter. Magari poi non sarà così, però la percezione ce l'hai, perché da un lato c'è una Juventus che si è rinforzata e che va incontro a un nuovo ciclo, dall'altro c'è un Inter che non sembra più imperforabile come l'anno scorso. L'anno scorso l'Inter non perdeva un gol neanche veramente mai. Quest'anno sì, quest'anno prende gol dall'Udinese, prende gol da squadre come il Torino. È un Inter che non è più quel fortino dello scorso anno. E quindi Inter-Juve ti aspetti che siano tutti al completo per potertela giocare alla pari a San Siro. Ed invece dovrà fare a meno di Inter, della sfida con l'Inter per Nico Gonzalez. Occhio però, perché c'è un'altra novità. Fabiana Della Valle dice che l'argentino potrebbe saltare anche la sfida infrasettimanale contro il Parma e tornare contro l'Udinese. Quindi di fatto potrebbe saltare 3 sfide: Parma, Inter e Lazio. E anche il Parma, signori, è una squadra che gioca bene, da non sottovalutare.
Per cui sono tre sfide fondamentali e in più ci mettiamo alla Champions League. Questo fattore infortuni fa, evidentemente fa. Tra l'altro, quando in estate parlavamo dell'acquisto di Nico Gonzalez, io vi dicevo, attenzione, perché è un acquisto molto interessante, perché è un giocatore che secondo me è pronto e completo. Nazionale argentina, è un esterno atipico, perché è un esterno che non è soltanto il classico esterno che salta l'uomo, mette pallone in mezzo, prova il tiro a giro, ma anche uno in grado di far male all'interno dell'area di rigore, perché è uno che alla Fiorentina ha segnato tanti gol di testa, cosa che solitamente gli esterni offensivi non fanno. Quanti gol avete visto da Sulè di testa, da Ildiz, da questi giocatori qui, che erano, diciamo, le alternative, oppure in passato da Dybala? Vi ricordate gol di Dybala di testa? Vi ricordate da parte di Douglas Costa gol di testa? No, lui invece ha i tempi di inserimento, tutto quello che volete. Però è un fattore che preoccupa, fattore infortuni. È soggetto ad infortuni, ogni tanto ha questi problemi fisici che lo portano a star fuori per parecchio tempo. E infatti ricordo perfettamente che ho passato un anno intero, lo scorso anno, a dire: ma piuttosto che cercare un giocatore del genere, perché non si punta su Gudmundsson? Un giocatore del Genoa che ha un dribbling eccezionale, che potrebbe essere davvero una spina nel fianco per tutte le difese avversarie. Qui diciamo che si va più su una scelta personale, cioè Giuntoli ha preferito forse un giocatore più pronto ai suoi occhi come Nico Gonzalez, un giocatore che ha giocato tante partite con la Fiorentina in ambito europeo, che ha giocato tante partite con la nazionale con l'Argentina, quindi partite di un certo spessore, piuttosto che Gudmundsson, che il massimo che ha fatto in carriera è il Genoa. Forse voleva giocatori un po' più pronti. Però io continuo a pensare che Gudmundsson sia un errore di Giuntoli, cioè aver speso 30, quasi 38, perché sono 30 più bonus, si arriva a 38 per Nico, e con parte di quei soldi, cioè 25, la Fiorentina ha preso Gudmundsson. Quella secondo me è stata una mossa non geniale. Geniale per la Fiorentina, secondo me, non geniale per la Juve. Però, una volta che cioè, per me tra Nico Gonzalez e Francisco Conceição, molto meglio Conceição come acquisto, come acquisto, come prospettiva e come tutto. Per cui è un peccato soprattutto vedere un inizio di stagione così con Nico Gonzalez, dove essere giocatore di punta, cioè prendi lui perché è l'esterno offensivo che ti serve per fare il salto di qualità, anche per aiutare ancora di più Vlahovic in quell'attacco lì, e invece lo vedi diciamo fuori per sfide così importanti, Stoccard, Inter, Lazio. Una partita in cui ci devono essere grandi campioni della tua squadra. E quindi dispiace. Diciamo, si piange con un occhio, perché al di là della sfida con la Lazio, poi con Inter, Parma e Stoccard, ci sarà Francisco Conceição, che non è infortunato, è squalificato per quel doppio giallo, che francamente ancora grida allo scandalo. Però diciamo che da un certo punto di vista, già con lo Stoccard, ma soprattutto con l'Inter, Thiago Motta potrà usufruire delle prestazioni dell'esterno portoghese, che ha giocato con la nazionale anche molto bene. E quindi, in virtù di questo, Conceição giocherà molto di più, Gonzalez invece fuori per un po' più tempo. E quindi voglio sapere la vostra, parliamo di questo nei commenti.